Proposta giusta per la prossima estate. La presenta uno degli attori romani più conosciuti. Questa volta però in veste di cantante. Giuseppe Di Tommaso ci racconta tutto su Enzo Salvi. Da Ostia parte la storia di Enzo Salvi, attore poliedrico a 360 gradi, un comico che molto si rifà alla tradizione romana, cabarettista italiano tra i più amati e stimati dal pubblico, ma soprattutto un personaggio dello spettacolo che negli anni ha sempre lanciato irriverenti e simpatici tormentoni. Salvatore! Lo so qual è la cosa più bella del matrimonio? La cosa bella del matrimonio è tornare la sera a casa e trovare affetto, dolcezza e comprensione! Attore brillante, ambasciatore italiano della risata, dopo una lunga gavetta, la notorietà arriva grazie alla televisione. Tra teatro, cinema e televisione, con la sua originalità e ironia, da anni ci fa sorridere e divertire ad ogni sua apparizione televisiva, e per questa estate preparatevi tutti a ballare, perché è arrivato Va Va Va, il prossimo tormentone estivo, targato Enzo Salvi. Ed è qui con noi Enzo Salvi, benvenuto! Buongiorno a tutti, buongiorno! Cinema, musica, teatro, televisione, ma cosa ti diverte di più? Mi diverte stare a contatto con la gente, ad operarmi per la gente, che posso regalare un sorriso e concedergli un momento di evasione. Questa è la mia più grande gioia. Uno dei tuoi personaggi più famosi che tutti ricordiamo è Ercipolla, sai. Il tipico coatto che in gergo romanesco indica il bulletto, giusto, di quartiere. Ci ricordi qualche tormentone di questo amatissimo personaggio? Vabbè, di questo personaggio chiaramente è diventato un po' un fumetto, perché lo porto da tanto tempo che lo porto negli anni, e era mamma mia come sto, non mi sento tanto bene. Bene, no! Prima di venire qua a Rai 1 mi ha fermato alla gazzella dei carabinieri, mi ha detto 10, boh, gonfia dentro sto palloncino. Io ho detto sì, vabbè, mo boh, gonfio, ma la prossima volta andate a giocare da un'altra parte. Senti, tu oggi sei qui, sì, in veste di cantante. Dopo e la canzone che ci proponi si chiama Va Va Va. Va, poi ci dirai va va dove, ed è dedicata a qualcosa o a qualcuno in particolare? Diciamo che in un momento così di crisi ho scritto, con la collaborazione del mio amico Cristian Generosi e dei due affascinanti, soprattutto bravissimi musicisti, Big Luciano e DJ Highlander, prodotto dalla One More Lab, e uscirà Va Va Va. Va 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 è un tormentone praticamente, che è una formula magica per esorcizzare la negatività, soprattutto per noi italiani che in questo momento stiamo vivendo questo momento di grande depressione e crisi. Penso che un momento di evasione ce lo concediamo tutti con un bel Va Va Va. Va. Allora, ma tu sei veramente convinto che porti fortuna? Hai già avuto prove tangibili? Io l'ho tassato già con varie situazioni nelle discoteche e penso che è stato un grande riscontro di pubblico, e sicuramente sarà un successo, perché il pubblico ha bisogno di divertirsi e io sono qua in missione per e loro. E allora, ti invito ad andare dall'altro Pronti? Lato del nostro Vai. Studio. In piedi, in piedi. Pronti per ballare tutti la canzone di Enzo Salvi in Va, Va, Va. Non ce la faccio più, stamattina per far pieno ho dovuto vendere la macchina. Oggi sono avvelenato perché m'hanno licenziato. Poggio la testa sul cuscino, mi ci do un arpostino. Senta, non la prenda male, c'è una cartella esattoriale, qui c'è un botto da pagare. Va, 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 va,
grazie a voi. Ci hai fatto divertire. Grazie, grazie, grazie ancora. E allora, lo avevamo incontrato ieri ed oggi è tornato a trovarci. Giuseppe Di Tommaso ci racconta la storia di Mirko Casadei. Ora balliamo il liscio. Vai, Karen.